question. And you want to see what I write it in it? Sì. To this question, lots of love from Sophie. Bellissimo. A picture, Jack in the box and some little chocolates put on some sticks. Bellissimo. And just, it's like a lollipop. This is your favorite Sarah. Mm-hmm. Okay. Any feelings for today, the last day of school? How are you feeling? Look, mommy. Come sei? Happy, felice? Io prendo questa allora, forza. Last day! Sono da Costa, sono arrivata prestissimo e mi sono presa un iced choco latte. È buonissimo perché ci sono diversi strati. E c'è tipo il caffè, il cioccolato e poi una parte tipo dovrebbe essere vanigliato ed è super yummy. E finalmente posso passare un po' di me time visto che oggi è l'ultimo giorno di scuola di Sophie. Sto sorridendo, ci siamo fatti una bella camminata sotto la pioggia e stiamo andando al campo estivo della Sophie che inizia adesso a luglio con un bel clima, tipicamente settembrino. Vamos! Good morning, come state? Spero tutto bene, sono contenta perché riesco finalmente a farvi un video dove sto proprio qua e vi parlo un secondo. Ho lasciato Sophie questa mattina al summer camp, al campo estivo. Mi sono data anche una sistemata perché sta diluviando. Siamo a luglio e abbiamo fatto un'estate qua in Inghilterra, praticamente pioggia a go-go, e però non ci si può lamentare perché ho visto davvero che la situazione in Italia è veramente drammatica, perché veramente si cuoce al sole e le temperature sono veramente molto calde, quindi secondo me questa temperatura è ideale. E infatti mi dispiace tantissimo anche per i miei genitori perché l'hanno patito come tutti veramente tanto, e speriamo che venga un'ondata di questa pioggia anche da voi, la mandiamo così vi rinfresca un attimo. Avevo da giorni questo pacco comunque che volevo farvi vedere e ho detto appena ho due secondi sola così ve lo faccio vedere. È di un'app nuova che è stata lanciata due mesi fa, credo, due o tre mesi fa, e si chiama Timu. È un'app online, cioè che potete trovare sia come sito web che come app che potete scaricare, ed è un'app appunto dove troverete diversi prodotti a poco prezzo. Ero incuriositissima, mi servivano delle cose e quindi ho detto quasi quasi la provo, perché ci sono anche delle cose stile tipo giapponese eccetera che mi piacevano, e poi c'erano delle cosine che costavano poco e una tazzina che avevo qua da non so quanto. Vediamo com'è l'aspettativa versus reality. Tra l'altro, se anche voi come me siete curiosone oppure vi servono delle cose, vi lascio qua sotto il link, poi ve lo lascio qua in info box, così magari se stavate cercando un link o qualche appoggio per poter fare l'acquisto lo potete utilizzare. Vi darà diritto a un tot di bonus da poter spendere nel loro sito. Sono curiosa e niente, adesso le spacchetto e ve le faccio vedere perché sono troppo curiosa, così le vediamo insieme e mi fate sapere cosa ne pensate. Il pacco, che praticamente diventa così un sacchetto normale, e le cosine sono imballate in questi sacchetti che senz'altro andrò a riutilizzare, perché sono quei sacchetti così a sigillo. Carino. E apriamo il primo, che credo che sia quello di cui parlavo, ovvero la tazzina. Vediamo. Sì. Allora, è una tazzona. Cioè, ho già accannato, perfetto. Comunque, la prima cosa è una tazzina. Infatti, costava un pochino rispetto alle altre, ma non immaginavo che fosse così grossa. È una tazzina a doppio fondo con le orecchiette, quindi magari se mettete il cappuccino o il caffè farà la formina delle orecchiette dell'orsetto.
secondo me è molto carino e simpatica come cosa. Non l'ho mai comprata perché comunque mi sono detta, Sara, ma cioè, uno sfizio del genere, nel senso, più che altro faccio sfizi per la Sofia, eccetera, compro cose per Sofietta, però così dicevo, magari no, dai, non ne vale la pena. Però questa volta mi sono voluta concedere una sciocchezzina che secondo me è un momento di coccola, e senz'altro andrò a farci il cappuccino, poi lo facciamo insieme e vediamo come risulta. Però è veramente carina questa tazzina. Poi qua abbiamo un pochino di cose qui dentro, tre cosine, e probabilmente perché le selezionano in base alla tipologia, quindi questa è un po' una tipologia mixata. Ho preso questo, che è un contenitore che contiene delle cosine fatto così, di questo colore qua, con le unghie ce la facciamo? Sì. Praticamente è make up, perché ci sono queste che mi servono tantissimo, queste spugnettine fatte in questo modo. C'è scritto I'm strawberry, le ho trovate carine perché comunque sono fragola e sono anche molto morbide. Mi servono per andare a mettere la cipria sotto gli occhi, perché da quando utilizzo la cipria, la compatto, devo dire che non mi si vedono tantissimo le occhiaie. Infatti poi vi farò vedere in un tutorial, perché io non, cioè, mi ci sono voluti 30 anni per scoprire che andando ad applicare la cipria per benino sotto gli occhi mi pialla in una maniera incredibile. Infatti queste sicuramente le dividerò anche con mia mamma, perché ce ne sono tante dentro e sono carine, sono tutte uguali, comunque sono tutte fatte così. E sono carine perché c'è anche il loro contenitore, quindi non si vanno a sporcare nel mentre che si usano le altre. E quindi, sì, come posso dire, sono delle spugnette, e le altre hanno anche diversi nomi. Questa sono fragola, perché ovviamente riprende la colorazione. E vi devo dire la verità, mi piacciono tanto perché sono costate poco e sono più carine delle altre che trovo magari da Poundland o da negozi così qua in UK. Ho preso queste che pensavo fossero di più. Sono un classico, un evergreen, e le ho prese per Sophie. In realtà pensavo fossero di più, però va bene. Sono delle mollettine fatte così, carine. E le ho prese appunto perché a lei piace cambiare le mollettine. Poi gliele metto, cioè le faccio sempre delle codine a Sophie, poi gliele metto così e gli blocco i vari capelli, soprattutto d'estate, così non le si impiccia la fronte, eccetera. Quindi sono contenta. Quanti pezzetti ce ne sono qua dentro? Non c'è scritto, saranno una decina. Sempre per Sophie. Oh, che carino. Praticamente ha la passione delle matite, colorare, eccetera. Quindi le ho preso questo, che è un temperino fatto a forma di zampetta di gattino, carino. Aspetta che mi metto così, magari mette a fuoco lui invece di me. Fatta zampettina, vedete qua ci sono i pose, carino. E qua fate praticamente temperate la matita, che carino. Le piacerà sicuramente tanto, anzi questa gliela metto via, faccio un pacchettino piccolino. Poi ho preso questi sempre per lei, vi dicevo appunto che ci sono diversi post-it, cosine così, a lei piace tanto scrivere, quindi le ho preso questo che è il Wonderful Life con i biscottini, fatti post-it a forma di biscotto e con questi, sapete, i soliti personaggi che ci sono nelle cose dei cinesini, eccetera, quindi le piacerà sicuramente tanto, piace anche a me sinceramente, quindi vedere senza questo. Vedete, sono tanti post-it così carini, carini, carini. Questo che mi ha fatto curiosità, un dupe di Rare Beauty, e c'è scritto appunto Lacheren Beauty, colore che ha fatto così. Poi se lo vado a reperire ve lo metto qua sotto. No, non c'è scritto. E sì, prima mi devo informare sinceramente. È un blush ed è, faccio vedere così, e dovrebbe essere un dupe di Rare Beauty, la linea di
Selena Gomez. E l'ho vista appunto da questa ragazza americana che l'ha elogiato tantissimo, e anche altre ragazze appunto l'hanno sponsorizzato, eccetera. Però voglio fare delle ricerche prima di dirvi che sì, è idoneo o meno o quant'altro. Era una piccola curiosità che avevo, ero particolarmente incuriosita, quindi voglio vedere un attimino. Mi vado a lavare le mani e spacchettiamo gli ultimi due pacchetti. Altra cosa che ho acquistato è la mushroom table lamp, ed è questa lampada a forma di mushroom, a forma di mango, che è andata virale in alcuni paesi, non so se anche in Italia, e spero davvero che mi sia arrivata intatta. Dovrebbe essere così, quindi molto molto carina e semplice. Non ricordo neanche il colore che ho scelto. Ah, no, me lo ricordo. Che carino, speriamo che sia arrivata intatta. Sì, fatta così, quindi non funziona con la presa, ma è USB, quindi con uno di quei prese appunto compatibili. E poi qua ci sono le varie opzioni, però secondo me è super carina, sembra quasi, non so, un soprammobile. Carina, ci stava, e la volevo mettere semmai in camera da letto, secondo me è carina con i colori terrosi e fatta così dentro. Molto contenta di questa. Poi come cosa finale mi serviva una cosina per il bagno. E in realtà è arrivata spezzata, spero che sia anche grande, perché le dimensioni le ho scelte di notte, ho fatto l'ordine quando la stessa si è addormentata, però appunto l'altro sacchetto è sempre uguale, e è un tappetino per il bagno. Che secondo me prenderà forma, spero, che è arrivato tutto schiacciato, però secondo me una volta aperto, e mi faceva tanta simpatia perché c'erano questi due gattoni col culettini, e mi immaginavo la Sofia appunto che appena lo vede impazzirà. È morbido, l'unica cosa non so se questa parte è tutta grinzata, si stirerà in qualche modo, vediamo. E dietro è fatto così, c'è un po' di aggrappo, e non è lavabile in lavatrice, c'era una impresa ardua, però a mano, 30 gradi, lavabile a 30 gradi a mano. Quindi questo era lo shopping che ho fatto. Vi ho detto piccole cosine che però mi servivano, non volevo acquistare cose che non avrei utilizzato, oppure capi d'abbigliamento che magari non avrei messo, perché su quello sono un pochettino più selettiva, e vi ho detto che non voglio proprio acquistare la qualunque. E ho fatto anche un bel decluttering ora con queste settimane, che sono le scorse settimane appunto, tra la fine della scuola eccetera, ho fatto un bel decluttering di uniformi, cose mie eccetera. Il mio pezzo preferito, se vi devo dire la verità, tornando all'acquisto, è questo. Mi piace tantissimo e non vedo l'ora di metterlo sul comodino, anche se è una table lamp, secondo me anche sul comodino o sulla scrivania è molto cute, anche se però il mio cuore da bambina mi respinge a questo. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, sono acquistini piccolini ma che secondo me sono super sfiziosi. Vi lascio anche il link qua sotto, metti caso che uno di questi prodotti vi è piaciuto, e fatemi sapere se avete utilizzato questa app o se la utilizzerete. Ci vediamo nel prossimo video, se vi va. Bacio, bye!